Buonasera, bentrovati all'appuntamento con Sport Today. È sempre il Toto Allenatori a tenere banco in questi giorni, in attesa di conoscere quale sarà il prescelto per il dopo Motta. Ne abbiamo parlato oggi in prima edizione con Fabio Bazzani, che ci ha detto quali sono, secondo lui, le caratteristiche da tenere in considerazione nella scelta e anche come si dovrà approcciare il nuovo allenatore in uno spogliatoio così unito nei confronti di Motta. Allora, sentiamo le parole di Fabio Bazzani. Ma sì, italiano, tedesco, questi allenatori qua, sì, allenatori che fanno un calcio propositivo, fanno un calcio intenso, sono allenatori con grande energia addosso, Sabri, perché oggi per allenare queste squadre, per allenare addirittura tre competizioni, ci vuole tanta energia, ci vuole fame, ci vuole rabbia, quella che aveva Thiago Motta di essere un ambizioso, di essere uno che non si accontentava mai, di uguale italiano, ma questi allenatori qua che sono propositivi, che giocano un calcio comunque sia di dominio, perché è chiaro che noi abbiamo visto il valore di questi giocatori con un certo tipo di gioco. Oggi andargli completamente a cambiare una strada, prendere un attore con filosofie diverse, rischieresti comunque di interrompergli, no? Quello che è stato il loro rendimento di quest'anno, e non sapremo cosa andiamo a trovare. Quindi questi allenatori, Sarri è un ottimo allenatore, un maestro di calcio. È chiaro che ho qualche remore in più, insomma, sul fatto chiaramente che il suo calcio è un po' diverso da quello di Thiago Motta, il suo calcio ha bisogno di un apprendimento molto, molto, non dico lungo, però importante. Abbiamo visto anche la Lazio come ha fatto fatica, e non so se chiaramente ha ancora addosso quell'energia, quella rabbia, quell'intensità che magari di avere. Cioè, questo voglio dire. Poi dopo Sarri parliamo di niente, è un grande allenatore. Però ecco, andrei su profili, come posso dirti, più in rampa di lancio, non so se mi sono spiegato, con un po' più di energia e intensità addosso. Certo. Debba essere bravo all'inizio il nuovo allenatore a entrare, non in punta di piedi, perché deve, però a prendere subito credibilità verso i giocatori, a essere, come è stato Motta all'inizio, coerente con le scelte, cioè a prendersi in mano uno spogliatoio che era estremamente legato all'allenatore che è andato via e a che ho ottenuto risultati straordinari con l'allenatore che è andato via. Se noi prendiamo un esempio e paragoniamo un attimo il discorso che per il Bologna aver raggiunto la Champions è un risultato straordinario, come poteva essere quello del Napoli l'anno scorso. Il Napoli però perse allenatore e direttore sportivo. Qui però rimane la società, cioè Sartori, Di Vaio, cioè, rimangono. Va via l'allenatore, ma non vanno via Spalletti, Giuntoli assieme e, diciamo, i giocatori sono senza riferimenti. Quindi la società forte rimane. L'allenatore deve essere bravo, perché poi può scattare quella cosa, Sabri. Nei giocatori può scattare quel discorso se l'allenatore che arriverà è bravo a prendersi dalla sua parte con gli atteggiamenti, cioè di questi giocatori che vogliono dimostrare che comunque il lavoro di Motta è stato un lavoro esemplare, straordinario, ma che anche senza il lavoro di Thiago Motta sono giocatori. Questo dunque è il parere di Fabio Bazzani, che poi lunedì prossimo sarà con noi al pallone, approfondiremo i temi. Pallone che ieri ha chiuso il ciclo legato al campionato, perché poi di fatto il pallone nel sette estate ci farà compagnia tutto il mese di giugno e anche di luglio, quindi in realtà si va avanti a oltranza, però ieri diciamo si è concluso quello legato al campionato con Cesare Cremonini ospite. Stasera sarà replicata la puntata alle 23:30 in seconda serata per chi volesse vederla se la fosse persa ieri, ma adesso vi mandiamo in onda un pezzettino, uno stralcio della puntata proprio quando si è parlato dell'addio di Thiago Motta. C'è stata la tua definizione, il giorno dell'addio di Motta, che credo abbia centrato il cuore di tutti: abbandono di minori. Grazie Thiago, è stato chiaramente, grazie Thiago per tutto quello che hai fatto, ma questo è un abbandono di minori. Ma ho provato, come dire, a tradurre in maniera sintetica quello che realmente provo, e penso che in qualche maniera sia un po' condivisibile un po' da tutti. Cioè, al di là di tutto, la sensazione che il Bologna stesse vivendo qualcosa che per la prima volta lo proiettava nella vita di migliaia e migliaia di tifosi verso un mondo nuovo, no? Un mondo che io personalmente devo dire non avrei mai immaginato di poter vivere. 2 anni fa ero molto sconfortato e mi ricordo di aver pensato, e questo incubo mi è rimasto per diverse settimane, ho pensato: nel calcio di adesso il Bologna non lo vedrò mai lassù, perché percepivo che comunque nel calcio di oggi, nell'economia del calcio di oggi, nei poteri di oggi, negli stadi di oggi,
nel cambiamento che stiamo vivendo, ho pensato più di una volta il Bologna, io non avrò la fortuna di vedere il Bologna lassù, ho pensato magari andiamo in Conference, magari un sogno potrebbe essere l'Europa League, ma ho pensato non vedrò mai uno scudetto, non vedrò mai una Champions, bastonato subito. Però questo per dirti che in realtà è un sogno che ci ha reso tutti bambini, credo, e tutti anche un po' incuriositi come dei bambini di fronte a una prima volta, perché lo è a tutti gli effetti, anche se non è vero, no? Anche se è già successo. E quindi vedere il tuo padre, il padre di questa, uno dei padri di questa esperienza, andare via mi è sembrato innaturale. Io credo che la mia testa non sia programmata per poter pensare che questo sia logico. Non ho i geni, la mia genetica me lo impedisce, quindi abbandono di minore, la battuta abbandono di minore mi è uscita per dire che stavamo soffrendo come dei bambini, però questo poi era un momento preciso, dopo qualche giorno ho iniziato a ragionarci meglio e non è vero che siamo né dei minori e né orfani in realtà, perché poi la razionalità e le discussioni con gli amici, insomma, ha tirato fuori la consapevolezza di avere un presidente, di avere una dirigenza, di avere un direttore sportivo, che sono artefici al pari di Tiago, di una grande esperienza di quest'anno, e spero che le persone che sono rimaste siano quelle che ci portino nel futuro. 23:30 questa sera, di nuovo la puntata con Cesare Cremonini. Adesso cambiamo completamente argomento perché la Polisportiva Lame festeggia i 40 anni dalla sua nascita e allora sentiamo l'intervista. Oriente Giuliani, 40 anni di Polisportiva Lame, un bel traguardo per questa polisportiva. Un traguardo molto importante, speriamo che siano i primi 40 che possa continuare questa bellissima esperienza e questa avventura. Quanti iscritti avete circa? Abbiamo oltre 1000 iscritti, abbiamo avuto un momento di difficoltà chiaramente durante il Covid, dopo la pandemia, però direi che negli ultimi 2 anni siamo tornati ai livelli pre-pandemici, quindi da questo punto di vista abbiamo avuto un buon recupero. Quali sono le discipline, appunto, quante ce ne sono e quali sono? Ce ne sono tante, diciamo, citiamo le più importanti, che sono il calcio, il pattinaggio sia artistico che in linea, la ginnastica artistica, il ballo, abbiamo il judo, abbiamo il basket, abbiamo il mini volley, il nordic walking e poi abbiamo tutte le ginnastiche rivolte ad adulti ed anziani, ginnastiche di mantenimento, comprendono yoga, pilates ed altre attività. Diciamo che noi siamo votati sicuramente allo sport di base, però non dimenticando neppure gli adulti e anche gli anziani. Insomma, ci piace dire che i nostri soci vanno dai 3 ai 99 anni. E con questo siamo arrivati alla fine di questa edizione. Grazie per averci seguito. Buona serata.